Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kyle. Io sono il Master Kyle, il vostro ospite su questo canale. Il titolo del video l'avete visto, quindi immagino che ci sia tra voi gente che sta pensando: ah, adesso il Master Kyle parlerà per 20 minuti sul perché non bisogna fare il Railroad, oppure ah, finalmente adesso il Master Kyle dice quattro a quei master idioti che usano il Railroad perché non sanno fare il loro mestiere. No, in realtà il Railroad è la base della narrazione per quello che riguarda il gioco di ruolo tradizionale. Molte campagne non sarebbe neanche possibile metterle in scena se non si usasse la narrazione su binari, come sarebbe più corretto chiamarla. Ovviamente, come per tutti i metodi di narrazione, tutte le tecniche di masteraggio, ci sono modi corretti per implementarle e modi non corretti. Iniziando da questa settimana andiamo quindi a vedere come eseguire correttamente una narrazione su binari. Diamo inizio al mese del Railroad. Ultimamente mi sono capitate diverse conversazioni con persone che si lamentavano di quanto il Railroad fosse una tecnica superata, una tecnica che non bisognasse usare. Però, andando un po' più nei dettagli, quello di cui mi sono reso conto è che in realtà queste persone non ce l'avevano con il Railroad, ce l'avevano con il momento specifico in cui il Railroad mal gestito salta e la storia esplode in faccia al gruppo di gioco. Ora, mi sono preso la briga di scavare un attimo anche proprio nella storia del gioco di ruolo, e credo che in realtà questo derivi da un conflitto proprio di etimologia delle parole. È interessante, ma non voglio perderci tempo in questo video, piuttosto ne faremo un altro, faremo uno speciale, devo vedere. Per chi non avesse idea di quello di cui stiamo parlando, il Railroad è una tecnica di narrazione, in questo caso specifica del gioco di ruolo, è difficilissimo trovarla in altre forme di narrazione, che fondamentalmente prevede che gli eventi della trama siano predeterminati e che il master influenzi più o meno indirettamente i giocatori, negando o riducendo le possibilità di scelta a loro disposizione, in modo da indirizzarli verso le opzioni che portino gli eventi della trama a svolgersi come è stato pianificato precedentemente, o comunque che meglio si adattino al flusso della narrazione. Ovviamente, come tutte le tecniche che riguardano il gioco di ruolo, questo deve avvenire mediante la manipolazione della trama da parte del master, non sicuramente tramite la manipolazione dei giocatori da parte del master e sicuramente non tramite l'imposizione di qualcosa da parte del master verso il suo party. L'esempio più classico del Railroad è lo stesso Dungeon. Quando il party entra in un dungeon, apparentemente le loro possibilità di scelta sono illimitate. I personaggi potrebbero teoricamente fare tutto quello che vogliono, ma nella realtà le scelte che veramente hanno senso in gioco sono limitate. Possono decidere di andare a esplorare verso destra, o possono esplorare verso sinistra, o possono uscire dal dungeon. Tutte le altre sono in realtà scelte che non ha senso facciano o che comunque non sono influenti sulla quest. Se i giocatori, ad esempio, decidono di uccidere gli orchi che abitano il dungeon usando un'ascia invece che usando una spada, questa non è una scelta significativa per quanto riguarda la storia. Nel caso del dungeon, l'influenza che il master ha sulle scelte dei giocatori è praticamente palese, ma in realtà ci sono infinite situazioni in cui ai giocatori possono essere negate delle scelte, senza che questo sia per loro neanche percepibile. Diciamo che mentre gli avventurieri stanno viaggiando nello spazio sulla loro astronave, vengono improvvisamente attaccati dall'astronave dei pirati che sbuca dietro un asteroide e comincia a fare fuoco contro di loro. Gli avventurieri ovviamente risponderanno per difendersi e, dato che loro sono gli avventurieri, sconfiggeranno l'astronave dei pirati. Più avanti nella quest scopriranno che a bordo della nave che hanno distrutto c'era il figlio dell'ammiraglio dei pirati,
e che ora il padre vendicativo li insegue diventando uno degli antagonisti principali perché vuole vendicare la morte di suo figlio per mano degli avventurieri. Apparentemente questa sembra una conseguenza delle azioni dei giocatori. Se loro non avessero ucciso il figlio dell'ammiraglio dei pirati, ora non sarebbero inseguiti dal padre vendicativo, ma nella realtà loro non hanno mai avuto la possibilità di non uccidere il figlio dell'ammiraglio dei pirati. La nave è arrivata, li ha attaccati, loro la hanno distrutta perché quella è una sequenza di combattimento. La storia che portava dalla distruzione della nave pirata all'introduzione di un nuovo antagonista della quest era tutto un unico binario controllato dal master, in cui i giocatori non avevano possibilità di deviare o di uscire o di fare altro. Nonostante sia principalmente compito del master tracciare questi binari e fare in modo che il party li segua, in realtà questo non è affatto necessario, non è neanche scontato. Il caso per antonomasia del Railroad in realtà è il background che i giocatori presentano al master. Non ci avevate mai pensato, vero? Quando un giocatore presenta il proprio background al master, in realtà non sta facendo altro che inserire il proprio binario all'interno delle varie linee narrative della quest che si sta andando a giocare o della campagna che si sta organizzando. Sarà poi cura del master fare in modo che l'intero party venga indirizzato verso quegli eventi o verso quei temi che sono salienti nel background del giocatore. Ma in realtà è un railroad che non è impostato al master, è impostato dal giocatore stesso. Se ad esempio il giocatore inserisce nel proprio background che la principale motivazione del suo personaggio, il suo desiderio di vendetta nei confronti dell'uomo con sei dita che ha ucciso suo padre, sarà cura del master organizzare gli eventi in quest in modo da giustificare l'arrivo dell'uomo con sei dita e da giustificare un combattimento finale che sia il climax dell'arco del personaggio, ma sarà anche cura del giocatore di quel personaggio introdurre l'uomo con sei dita ai restanti membri del party e a fare in modo che anch'essi siano motivati ad andarlo a sconfiggere perché ha ucciso il padre del loro amico o per altri motivi che saranno poi da concordare. In questo caso, ovviamente, sia il master che i giocatori stanno volontariamente influenzando la linea narrativa per portarla verso uno specifico risultato, anche se questo in realtà non c'entra letteralmente nulla con le idee proposte dal master, è tutto qualcosa che arriva letteralmente dal party. Ovviamente la parte difficile è quella di fare in modo che gli avventurieri seguano il binario tracciato dal master senza forzare o interferire direttamente con le loro decisioni. In realtà è questo che distingue un buon master da un master mediocre. Basandovi sulla logica del mondo che state utilizzando e su quello che conoscete delle preferenze del vostro party, potete ragionevolmente presupporre che a determinate situazioni seguono determinati tipi di scelte da parte dei giocatori. Se sapete che il vostro party di inquisitori di Warhammer 40.000 odia i mutanti e li uccide ogni volta che può, un incontro con i mutanti probabilmente porterà a una scena di combattimento e sicuramente fallirà nel caso l'unica soluzione possibile per quell'incontro era parlamentare. Se al contrario lo stesso gruppo inquisitori parlamenta con chiunque incontra, qualsiasi incontro che abbia come unica possibile soluzione il combattimento probabilmente sarà destinato a fallire. Ovviamente potete anche giocare d'anticipo su quelle che prevedete siano le scelte del party. Se il party deve spostarsi dal punto A al punto B e per farlo ci sono solo due possibili strade, voi potete preparare un incontro, una serie di incontri che possano avvenire indipendentemente dalla strada scelta, mantenendo sempre lo stesso binario. Se ad esempio i vostri avventurieri Dungeons & Dragons devono spostarsi da una città all'altra e possono scegliere per farlo sia di passare via terra sia di passare via mare, organizzate un incontro con dei personaggi combattenti, dei PNG combattenti,
e poi limitateli a descriverli come se fossero dei briganti che vivono nel bosco se sceglieranno di passare via terra, o come pirati se sceglieranno di passare via mare. Ovviamente la parte difficile è proprio quella di fare in modo che gli eventi che sono stati programmati avvengano senza che questo voglia dire forzare le scelte del party o impedire al party di dichiarare determinate azioni. Normalmente è proprio quando avviene questo che si parla di railroad, ma in realtà non è vero, non è quello il railroad, quello è quello che non bisogna fare in un railroad. Il railroad è tutto il resto, la narrazione su binari è tutto il resto. Ma a questo punto non voglio far durare la cosa più di quello che sta durando. Andremo a parlarne nel video della prossima settimana per l'arte del magisteraggio di come bisogna eseguire in maniera corretta una narrazione su binari e come evitare che la narrazione su binari si spezzi. Nel frattempo, come sempre, fatemi sapere se voi utilizzate la narrazione su binari, come la utilizzate, se vi è mai capitato che vi esplodesse in faccia al railroad. O se il vostro master abbia incasinato così tanto le cose da farselo esplodere in faccia. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Schiacciate sul tasto della campanella se non volete perdervi i prossimi video. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.